Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua in un nuovo video sul mio canale. Ho deciso di portare sul canale un tutorial su come fare un Hackintosh, o meglio su come programmare un Hackintosh. Purtroppo l'assemblaggio che ho fatto del computer ultimo che mi è stato commissionato ha avuto un problema alla schedina di memoria che non è questa, ma una come questa. Ho perso praticamente tre quarti delle riprese. Il PC è finito, è qua praticamente qui. Non si vede bene, forse, o si intravede perché non vedo bene, non si vede niente. Si vede leggermente sull'angolo. È stato fatto per fare un Hackintosh. Ho avuto dei problemi a gestire l'USB-C e quindi ho dovuto formattare. Insomma, ho fatto dei lavoretti dentro. E adesso vi faccio vedere come si fa. Un Hackintosh, come si programma un Hackintosh? La prima cosa è bisogna avere un Hackintosh o un altro Mac disponibile per partire, per creare praticamente l'installazione di Catalina o di Mojave, lo pronunciano loro, per poter praticamente installarlo all'interno di un altro computer. Nel mio caso c'è una macchina virtuale. Allora, questo è la mia macchina virtuale, un po' incasinata perché ho scaricato diverse cose, ho fatto delle modifiche. Tutti i programmi che io ho scaricato li scarico da due siti che vi lascerò in descrizione sotto, che è All Mac World, dove trovate delle immagini di Catalina, delle immagini di Mojave, delle immagini di ICR, delle immagini di comunque di sistemi operativi Apple, Mac in questo caso, disponibili. Per download, per poi installarli e creare chiavette, e sia da Tony Mac 86, che è il sito dove io scarico, dove scarico praticamente questi programmini tipo Unibeast, queste cose qua. Si trovano tutte, questo qua, vediamo. Beh, All Mac World è questo, e vedete che ho scaricato anche già dei sistemi. Se c'è anche altra roba, vabbè, dopo stavo a guardare cosa vi serve. E poi c'è Tony Mac. Tony Mac86.com, che dove io scelgo i pezzi, potete scegliere i pezzi per comprarlo, praticamente per assemblarlo, potete scegliere, vedere le guide per l'installazione che non sono precise per tutte le piattaforme, e se potete scaricare anche altre cose tipo i Kext, che sono i driver per il Mac, praticamente il Clover, che vedremo cos'è, i driver Nvidia, altri tools, tra cui Unibeast e altre cose. Vabbè, comunque, io ho scaricato l'immagine di Catalina, l'ho messa all'interno delle applicazioni, perché altrimenti questi programmi non le vedono, ok? Quindi Unibeast non vede il sistema se voi non lo mettete all'interno di questa cartella applicazioni, ed è qua, vedete? Questa è l'immagine disco di Catalina, che è l'ultimo sistema di Apple. Io metterò una chiavetta USB, qualsiasi, io la prendo da 16 giga, ma va bene anche da 8 in questo caso. La appiccico qui. La macchina virtuale dovrebbe prendere, eccola qua, mi passa da sola, perché ci siamo Mojave dentro. Ho provato a installare un'altra cosa, ma non sono riuscito a fare niente. Prima cosa da fare è questa, andare sulle utilities, su utility disco e vediamo disk utilities, faccio un erase, scrivo USB, dopo tanto si illuminerà da sola, USB. Mettiamo, sì, ma questo estende il giornale, va bene, lasciamo così, facciamo erase. Se sentite qualche rumore sottofondo, perché stanno costruendo una casa in fianco alla mia finestra, quindi ci sarà del rumore. Se fosse per loro non potrei mai girare un video praticamente. Siccome a volte è un po' di tempo che non facevo video, allora tanto vale. Adesso sono un po' in coda, ne ho un pochino da mettere fuori. Eccolo qua. Sì, anche meno magari. Fatto. Adesso la nostra USB è vuota ed è pronta per ricevere l'installazione di Catalina. Unibeast allora. Continua, 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 continua.
Sì, c'è la nostra chiavetta, la selezioniamo. Continua. Catalina, vedi che si colora? Vuol dire che l'ha trovato dentro alla cartella utilities. Facciamo continua. Wifi. Se avete un computer nuovo è Wifi, di solito io seguo sempre Wifi Legacy per i computer vecchi, ma non so neanche se Catalina parte su Wifi con Legacy, quindi io faccio Wifi. Wifi, continua, continua, continua. Password. E via. E adesso lui creerà la nostra chiavetta. Bene ragazzi, una volta che la chiavetta sarà pronta, perché come vedete ci ha messo una vita e notte adesso. No, in realtà mi sono riposato lì un po'. E non è vero che cioè che si è messo 12 ore, ok? La chiavetta è stata creata e possiamo uscire dal programma. La nostra chiavetta è bella pronta, come vedete qua. Anzi qua, perché la cosa non c'era un'immagine, se lo metterò sotto. Fatto questo dovremmo installare Clover. Clover è il programmino, quello che praticamente farà da tramite tra l'hardware del computer nostro, che è questo qua, sì, si vede, dai, solo un pochino, tra l'hardware del computer nostro e macOS X fondamentalmente. Quindi io ho questa versione qua, che è la 5.09, c'è anche già la 5.11 qualcosa, vabbè, io adesso questa, va bene comunque in ogni caso. Apriamo il pacchetto. Continuiamo. Qua lo visualizzo solo per vedere che sia, che lo installi qua, esatto. Devo selezionare la chiave USB, se no lui lo installerà sulla vostra macchina virtuale, su qualsiasi altra macchina che lui veda in sostanza. Lo installiamo su Catalina, la chiavetta di installazione, facciamo continua. Installa. Password come al solito, aspettiamo che si installi. Come vedete è scritto bootloader, cioè proprio quello che vi farà avviare il Mac. Questa cosa, senza questo non si avvia praticamente nulla, perché macOS non riconoscerà l'hardware Mac. Ok, fatto questo, praticamente la chiavetta non è ancora pronta. In realtà è stata inizializzata, ma non è ancora pronta. Perché se è pronta dobbiamo aprire la partizione EFI della chiavetta, che è questa, che si aprirà automaticamente quando Clover sarà installato, ed installarci questa cartella qua, che è una cartella che ho scaricato da internet, dove praticamente c'è già il config list e tutti i driver necessari, kext e tutto, per far sì che Catalina si avvii, almeno l'installazione di Catalina. Copiamo semplicemente le cartelle all'interno della chiavetta, le sostituiamo. Ok, fatto questo, controlliamo che il nostro config list sia originale. Sì, è lui. No comp check, bla bla bla. Ok. E intanto adesso la chiavetta è veramente pronta. Adesso ci spostiamo all'interno dell'altro computer. Allora, come potete vedere, siamo dentro il BIOS del computer. Io ho questo qua in mezzo che mi dà un fastidio becco. Sotto qui qua. Allora, vediamo che sia tutto a posto. Sì, perché ieri l'avevo resettato in maniera strana. Le cose da impostare quando voi fate un Hackintosh sono praticamente tre cose in realtà sul BIOS, in modo che lui, Catalina e il sistema di Mac vada bene. Allora, sono intanto questo disattivato, abbiamo messo setup, ma è disattivato in realtà il security option. Il fast boot deve essere disabilitato. Qua su Windows 8.10 Feature, ma certe schede madri hanno un'altra dicitura, mettete Other OS, il resto lasciate pure così com'è. Periferiche, va tutto bene tranne questo, serial port e parallela devono essere disabilitate, e l'USB deve essere HCendOff Enable, deve essere abilitato. Dopodiché, se non sbaglio, questa, che è la virtualizzazione della CPU, deve essere disabilitata. Io ho abilitato la scheda grafica interna per dei problemi che mi dava il sistema. E adesso infatti qua metterò, metterò un giga, sperando che si risolvano questi problemi. Adesso non lo so veramente, se si risolveranno proviamo. Adesso vi riavviamo e dovrebbe partire la chiavetta in questo modo, premendo F12. Su questa Gigabyte funziona così, su altre è diverso.
Possiamo partiamo dalla chiavetta USB. Questo è Clover, quello che voi avete installato prima praticamente. Partiamo con l'installazione. Perché ok, ora italiano. A parte Mac OS Recovery perché segna che c'è già un altro Mac OS dentro, ma in realtà lo cancelliamo. Abbiamo Utility Disk. L'ho vista, mostra a tutti. Questo cancelliamo e lo inserisciamo da capo con APFS, altrimenti non vi trova la chiavetta. APFS, spieghiamo. APFS, inizia. Iniziamo un po' così, poi uno che si installerà vedete che andrà meglio. Ok, pronto. Chiudiamo questa videata, mettiamo in installazione. Catalina, ok, accetta, accetta, sul disco NVMe e via. Da qua in poi, tutta in discesa. Come vedete, macOS Catalina si è installato correttamente. Adesso bisogna metterci il Clover con l'EFI della chiavetta, come abbiamo fatto all'inizio praticamente. Quindi copiamo nella chiavetta sia il Clover che il Clover Configurator. Bene, proviamo a vedere questo. Configurator, ricopiamo l'interno del computer, installiamo Clover di nuovo, continua, location Macintosh va bene, continua, installa,
installare lo stage che non è compatibile, ma non è vero, non è la funzione. Ho fatto molto prima della volta scorsa. Apriamo la partizione della chiavetta, quello che ci ha permesso di installare il sistema, dove c'è l'EFI corretto. Che cosa è successo? Si era aperta ma si è spento il programma, non capisco il motivo. Vabbè, apriamo le due partizioni. È uscito in unexpected, ho capito io. EFI si è aperta, apriamo la partizione questa qui, che è quella dell'hard disk, che ci serve fondamentalmente per registrare la chiavetta. Abbiamo chiavetta e hard disk, vedete che sono i simboli in alto, cioè questo e questo, se non ho sbagliato, io le metto sempre così in modo da vedere tutto. Spero su EFI dell'hard disk, su EFI della chiavetta. Faccio un copia e incolla di tutto questo dentro a Clover, così sì, cambiamo di tutti praticamente. Adesso dovrei partire tranquillamente dal nostro hard disk, vedi, questo funziona, stiamo inviando da disco, quindi non ha più problemi. Eccolo qua. A posto ragazzi, questo è il tutorial per fare un Hackintosh, cioè il tutorial per fare l'Hackintosh base, cioè per fare sì che si vedi Catalina. Poi per le configurazioni della scheda video eccetera, ci sono altre cose, se volete ve le dirò su un altro tutorial, perché richiedono un altro video praticamente. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, spero di essere stato abbastanza chiaro, se non sono stato chiaro me lo dite nei commenti, magari rifacciamo qualcosa. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi raccomando like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!